attività dedicate, diciamo, all'archeologia, al momento storico, con il dottor Luigi Sanciu, geologo, responsabile di vari musei, cui se dai due note di presentazione. Per chi non mi conosce mi presento, mi chiamo Luigi Sanciu e sono geologo. Ho la fortuna di lavorare in due musei, uno che appunto che si trova a Masullas, il Geomuseo del Monte Acci, che appunto racconta la storia geologica del Monte Acci, e l'altro a Genoni. Genoni è un paesino dove sotto la Giara, dove lì hanno avuto la fortuna di trovarsi praticamente dietro casa una cava ricchissima di fossili. Poi qualche pezzo è andato via col tempo, però poi il comune cosa ha fatto? Ha acquisito tutta l'area, è diventato un museo a cielo aperto e contemporaneamente hanno allestito un altro piccolo museo dove ci sono lo stesso questi fossili spiegati in un percorso didattico, credo, insomma, ben strutturato. Allora, sarà un po' difficile comprimere 540 milioni di anni di storia della Sardegna in un'ora, anzi un po' meno di un'ora, perché la mia idea era anche quella di lasciare un po' di spazio alle domande alla fine, perché sicuramente poi andremo a toccare qualche tema che potrà destarvi qualche curiosità. Parte insomma i fatti di cose che sentiamo oggi, di terremoti, di falli, tsunami, altri meteoriti, ultimamente sono sempre molto la storia dei meteoriti, quindi magari potremmo affrontare qualche tema che spunta dalle vostre domande. Allora, iniziamo, senza spaventarvi troppo, giusto per inquadrare un po' l'arco temporale che andremo a discutere. Io penso che magari la maggior parte di voi siano appassionati magari di archeologia, quindi magari più che altro ragionano in migliaia e centinaia di migliaia di anni al massimo. Qui invece parliamo di milioni di anni, che già anche per un geologo vi assicuro che è difficile starci dentro. Addirittura questa che è la scala geostratigrafica cronologica mondiale, partiamo praticamente dalla formazione della Terra, che è qui, circa 4,5-6 miliardi di anni fa, fino ad arrivare a oggi. Quindi questa qui è la scala cronologica dei tempi. Però quello che interessa a noi, perché parliamo della storia della Sardegna, è un intervallo leggermente più stretto, che parte qui, da questo periodo geologico che si chiama Cambriano, quindi circa 541 milioni di anni fa, fino appunto ad arrivare a oggi. Perché abbracciamo questo gap di tempo così vasto? Perché in Sardegna abbiamo la fortuna appunto di avere queste rocce che appunto sono fra le più antiche d'Europa, scusate, fra le più antiche d'Italia, e questa per molti è stata, anche per molti geologi, una palestra a cielo aperto, perché hanno potuto scontrarsi con rocce, fossili, minerali di praticamente tutti questi periodi, cosa che moltissimi studiosi, per loro sfortuna, perché magari si trovano in zone dove ci sono pochi affioramenti geologici, comunque magari di poche geologiche, non hanno, e quindi molti americani, inglesi, olandesi, tedeschi vengono in Sardegna, vi assicuro, tutto l'anno, e li troviamo arrampicati nelle montagne che neanche noi immaginiamo di avere, proprio a cercare questi affioramenti, perché appunto per loro sono delle cose praticamente uniche. Allora, iniziamo appunto il nostro viaggio dal Paleozoico, quindi da 541 milioni di anni. Come vedete qui in questa foto, che ritrae la zona di Masura, questo è del Pan di Zucchero, queste sono appunto le rocce, fra le rocce più antiche che abbiamo in Sardegna, appunto datate intorno ai 540 milioni di anni fa. Tutte queste rocce sono state studiate non bene, ma benissimo, perché contengono tutte le maggiori mineralizzazioni che venivano sfruttate in Sardegna. Già, come sappiamo, dall'epoca, insomma, tra il ferro, tra il bronzo, però poi logicamente con l'età moderna si è andati a cercare, soprattutto in questi calcari, si è andati a cercare le mineralizzazioni a piombo e zinco. Perciò, diciamo, tutti i geologi che venivano da fuori sono riusciti a mappare benissimo questa zona della Sardegna, proprio perché il loro interesse era quello di cercare i minerali. Quindi non tanto per una cultura così, perché gli interessava la scienza, ma comunque perché dietro c'era un lato economico abbastanza importante. Questa è una cartina geologica della Sardegna. Tutte queste macchie colorate sono rocce che si sono formate in un determinato periodo di tempo. Però adesso, andando per ordine, noi iniziamo dalle più vecchie, che sono appunto quelle qui del successivo esiente, e in particolare queste col blu scuro. Qui c'è una zoomata.
E come andiamo a vedere, appunto, ci troviamo qui nella zona della, di Gonnese, Iglesias, dove appunto ci sono tutti, dove c'è il bacino metallifero che appunto, del quale abbiamo appena parlato. Però in questo periodo, quindi intorno a 500 milioni di anni fa, com'era il mondo e soprattutto com'era la Sardegna? E soprattutto c'era la Sardegna? Se andiamo a vedere, questo era il mondo 540 milioni di anni fa. Questo asterisco qui indica la Sardegna. Come potete vedere, noi dove ci trovavamo? Nella terra in mezzo oppure nel mare? Nel mare, in mezzo al mare. Tant'è che se noi, dopo che abbiamo studiato tutte queste rocce, andiamo un po' a farci un'idea di com'era il territorio della Sardegna appunto circa 540 milioni di anni fa, noi troveremo un po' un ambiente di questo tipo. Quindi cosa potevamo trovare? Questi animaletti strani, che si chiamano trilobiti, non erano altro che dei piccoli crostacei, insomma, parenti un po' dei gamberi, che se ne andavano in giro in questi fondali dove, come potete vedere, praticamente non c'era vita, tranne qualche animaletto. C'erano questi, che adesso andremo a vedere cosa sono, questa sorta di calici, che erano una specie di spugne, e poi c'erano questi che sembravano spogli, ma in realtà erano delle colonie di batteri, che si chiamano stromatoliti. Questo è un piccolo trilobite che viene dalla zona di Canal Grande, vicino Iglesias, che è appunto uno dei fossili più antichi, non solo della Sardegna ma d'Italia. È un fossile appunto di trilobite che ha circa 530 milioni di anni, anno più, anno meno, insomma, come potete immaginare un po' la forbice di tempo che c'è quando noi andiamo ad datare queste rocce. E appunto abbiamo immaginato come un animaletto di questo tipo, con le zampe, le antenne, una specie di blatta che però se ne andava in giro sott'acqua. Prima abbiamo visto con la ricostruzione anche di queste forme a calice. Che cosa erano? Erano quelle che noi chiamiamo arcocciattine, non erano altro che delle spugne che oggi noi molto spesso ce le ritroviamo sotto forma di mattonelle. Perché? La cava da dove si estrae questa roccia si trova vicino a Flumini Maggiore. A Flumini Maggiore appunto c'erano questi grandi affioramenti rocciosi con queste arcocciatine, e quindi loro, perché gli interessavano fare mattonelle, affettavano la roccia. Quindi molte piazze anche della Sardegna, ma non solo, sono tappezzate di queste mattonelle. Se voi andate a vedere queste mattonelle, ogni tanto hanno dei cerchietti e non sono altro che la sezione di queste arcocciatine. La prossima volta che andate a comprare un vestito da mango nel largo Carlo Felice, andate a vedere la piastrellatura esterna ed è fatta da queste rocce. Quindi trovate tutti questi cerchietti di queste archeocciatine che, come abbiamo visto, assieme ai trilobiti sono i fossili più antichi in assoluto, sia sardi ma anche italiani. Ed era una sorta di spugna. Poi qui invece siamo sempre in questo periodo, quindi intorno a 530-540 milioni di anni, nella strada che ci porta al Tempio di Antas, sulla destra. Io anziché andare al Tempio mi sono fermato prima perché mi interessava pure più, e ci sono degli strati che hanno praticamente un andamento obliquo, hanno un po' questa angolazione, e in qualche superficie si trovano queste forme strane. Non so se vi ricorda qualcosa questa sorta di forme geometriche, così no, però sì, adesso vi faccio vedere un'altra forma che vi ricorda qualche altra cosa. Questi sono quelli che vengono chiamati mud crack, cioè delle fratture di fango. Quello che succede è quando si secca una pozzanghera e si formano queste fratture, perché appunto soprattutto i suoli un po' argillosi tendono a seccarsi e quindi si distinguono leggermente e formano queste fratture. Quelli che noi stiamo guardando qui sono le stesse cose, solo che hanno 540 milioni di anni. Questo cosa vuol dire? Che se noi andiamo a vedere delle rocce non troviamo solo minerali oppure solo fossili, ma troviamo anche degli ambienti proprio fossilizzati. Se ci spostiamo di qualche metro, adesso qui non c'è la foto, però possiamo vedere anche quelle ondine che noi vediamo quando entriamo in acqua. Vedete che il fondo del mare ha delle specie di ondine, di puline. Noi troviamo le stesse ondine di queste paleospiagge che hanno intorno ai 540 milioni di anni. Quindi noi troviamo in queste rocce la storia degli animali, la storia dei minerali, però anche la storia dell'ambiente. Quindi noi sappiamo che in questa zona c'era magari una zona un po' paludosa, comunque dove c'erano questi fanghi, che anche loro 540 milioni di anni fa, come oggi, si seccavano e formavano queste forme particolari. Ci spostiamo e da 540 milioni di anni facciamo un salto intorno ai 480 e 440 milioni di anni, e come vedete già rispetto a prima c'è già qualche altra forma di vita. Qui siamo sempre nel mare saldo, non ci siamo spostati.
troviamo sempre i nostri trilobiti, però ci sono altre forme un po' più strane. Questi sono vengono chiamati dei gigli di mare. In realtà non sono piante, ma sono degli animali, sono dei parenti dei ricci di mare. Però come erano fatti? Erano una sorta di gambo, una teca e poi dei tentacoli. Con questi tentacoli afferravano tutti gli animaletti che gli passavano a portata di zampa, diciamo. E poi c'erano anche delle prime, le prime meduse. Quindi come vedete, da 540 milioni arrivando a 400, abbiamo fatto praticamente un salto di 100 milioni di anni. Cioè, vediamo che un po' il mare inizia a popolarsi. E le rocce che abbiamo visto adesso, queste dove ci sono tutti questi, queste delle conchigliette, questi trilobiti, sono quelle che si trovano qui vicino, come vedete, a fianco al blu che abbiamo visto prima. Quindi pian piano ci stiamo spostando. Ci spostiamo ancora di più e vediamo che ancora il mare ci riserva delle sorprese. Vediamo sempre che ci sono i nostri trilobiti, però compaiono altre forme. Questi sono calamari. Specie di calamari, possiamo chiamarli proto calamari, sono lontani cugini dei calamari che conosciamo oggi. Cosa hanno di diverso però? Avevano un guscio esterno duro, fatto di calcite, di carbonato di calcio, a loro protezione. Oggi i calamari hanno solo una specie di ossicino all'interno, però sono mollicci. Mentre questi qui avevano proprio un bel guscio che li proteggevano. E qui siamo a Flumini Maggiore, dove potete vedere questi piccoli calamaretti che sono rimasti imprigionati una volta che sono morti, sono caduti nel fango, il fango li ha ricoperti. Questi che vedete qui sono grandi, questa è una matita, quindi sui 10-15 cm, però ne sono stati trovati qualcuno che di magari piccole sezioni, quindi piccoli pezzi di diametro di circa 20 cm, una cosa del genere, che in proporzione potevano arrivare anche a un metro e mezzo di lunghezza. Quindi voi immaginatevi dove oggi c'è Flumini Maggiore, prima c'erano questi calamari che se ne davano in giro. Poi ci spostiamo, vedete qui, siamo a 400, da 440 a 419 più o meno, ci spostiamo ancora in un altro periodo del Devoniano, dove qui purtroppo non abbiamo moltissimi fossili, però una forma caratteristica è questo, è il Monte Lora, che si trova nella strada fra Ballau e San Vito, che è formato da rocce di questo periodo del Devoniano, sono dei calcari. Se noi andiamo a vedere e abbiamo la fortuna, possiamo trovare qualche piccola conchiglietta, qualche piccola ammonite, cioè specie di piccoli parenti dei calamari che abbiamo visto prima. Però più che altro non possiamo trovare granché. Tra l'altro qui c'è anche una specie di una leggenda che vuole che proprio in cima a Monte Lora si trovi un anello d'oro, dove Noè, al tempo del diluvio, abbia traccato la sua arca. Io sono andato lì dopo, questo non vuol dire che questo non vuol dire che non ci sia, io non l'ho trovato, però potrebbe esserci qualcuno prima. Andiamo avanti, arriviamo ancora un altro periodo, sempre più vicino, per modo di dire, che si chiama Carbonifero, quindi siamo intorno fra i 300 e i 298, quindi ci spingiamo sempre più vicino ai giorni nostri. E nella zona di Iglesias sempre avremmo potuto incontrare un ambiente un po' paludoso di questo tipo, vedete, con piante, c'erano già i primi le prime lucertole, per così dire. Pensate che in questo periodo, non in Sardegna però, hanno trovato libellule con un'apertura alare di circa 70 cm. In questo periodo c'erano gli insetti più grandi che siano mai comparsi sulla terra. Sempre lì a Iglesias, in queste rocce di questo periodo, hanno trovato questa piccola ala. Cos'è cosa? Non è tanto studiata, e hanno trovato che l'animale che più si avvicinava al proprietario di quest'ala era una blatta. Cosa volevo dire? Che già 300 milioni di anni fa, più o meno, c'erano già le blatte. Che quindi, come poi abbiamo visto, le blatte hanno superato tutte le grandi estinzioni di massa, tutte le glaciazioni. Sicuramente ci estingueranno alla fine. Poi un'altra cosa molto particolare, che è sempre dove hanno trovato questa ala di blatta, nelle lastrine di roccia, hanno trovato anche le impronte di questi animali, di questi lucertoli. Hanno trovato proprio le orme delle camminate, sono di pochi centimetri. Erano più delle lucertole, piccole lucertoline che se ne andavano in giro in queste palude. Beh, quella della blatta sicuramente. E poi hanno trovato anche le piante.
Queste sono delle piante, sono molto simili agli equisetti, quindi piante che ci sono ancora oggi, che però popolavano queste zone paludose vicino a Iglesias, sempre intorno ai 300-310 milioni di anni. Ci spostiamo, come abbiamo potuto vedere, questa era la Sardegna in questo periodo, quindi questi erano i continenti che si stavano ancora formando, però si stavano muovendo piano piano. E cosa succede? A un certo punto questi continenti vanno a sbattere e si forma qui una catena che viene chiamata la catena ercinica, che è molto importante perché cosa succede quando due continenti si scontrano? Generalmente succede questo: magari un continente finisce sotto l'altro nello scontro, si formano delle grandi fratture e da queste fratture risale il magma che si trova a grandissime profondità. A un certo punto questo magma però non è uscito fuori, è rimasto nelle profondità, fra 10-20 km di profondità, è iniziato lì pian piano a raffreddarsi e a formare delle rocce. Queste rocce poi vedremo che andranno a formare i graniti che conosciamo oggi. Cioè i graniti non sono altro che dei magmi che sono risaliti fino a una certa profondità, si sono fermati e poi sotto la crosta terrestre si sono raffreddati. Allora, voi potete immaginare che quando questi due continenti vanno a sbattere, le rocce che si trovano qui in mezzo, cosa succede? Vengono schiacciate. Come anche sembra un po' strano che una roccia che apparentemente dura venga schiacciata, però succede. Se noi ci facciamo un giretto, per esempio questo è la Torre di Chia, vicino sotto il promontorio, vediamo che ci sono delle rocce tutte strizzate. Vedete queste ondine che io qui ho ripassato? Sono delle rocce che prima avevano un andamento orizzontale, poi sono state schiacciate, sono state compresse in questo periodo. Quindi tutte le rocce che abbiamo visto fino adesso, dove c'erano i trilobiti, dove c'erano gli altri fossili, la maggior parte di quelle rocce sono state schiacciate e deformate da questo scontro fra continenti. Qui invece siamo vicino a Valle Hermosa, dove sono questi strati un po' particolari. Se voi andate a vedere, sono degli strati completamente piegati. Quindi cosa è successo? Praticamente gli strati all'inizio erano orizzontali, poi sono stati piegati e questa piega alla fine si è coricata. Vedete qui? Noi siamo praticamente in questa situazione. Anche qui questo è il prodotto dello scontro fra i continenti che abbiamo visto fino adesso. Quindi questi graniti, quando hanno iniziato a farsi posto, anche loro hanno fatto un po' di danni. La collisione fra i continenti praticamente ha creato un unico continente, che è la Pangea, e noi ci siamo spostati in questa zona. Quindi, in questo periodo, che si chiama Permiano, quindi siamo intorno, prima eravamo intorno ai 350 milioni di anni, adesso siamo intorno ai 200-270, grosso modo. Nella zona, soprattutto di Perdas de Bogu, c'erano delle piccole lagune. In queste lagune, che non erano proprio il massimo per viverci, però avevano trovato la loro dimora ideale in queste piccole salamandrine, questi piccoli anfibi. Infatti noi abbiamo trovato queste piccole salamandre, che praticamente sono paragonabili a questi anfibi che si trovano ancora oggi. E la cosa particolare è che questi piccoli anfibi, che hanno intorno ai 270 milioni di anni, sono gli anfibi più antichi d'Italia, e ce li abbiamo noi a Perdas de Bogu. O meglio, chi li ha studiati dell'Università di Milano? Se li ha presi, se li ha studiati, se li ha lasciati a Milano. Però noi poi siamo riandati e ne abbiamo trovato altri alla faccia d'oro. E quindi, vedete, questo è lo scheletro che praticamente è rimasto integro e ha circa, appunto, come ho detto prima, 270 milioni di anni. E si trova a Perdas de Bogu. Logicamente, sempre in queste lastrine, molto spesso si trovano anche le felci, delle felci fossilizzate, che sono praticamente identiche alle attuali. Quindi anche le felci, questi che hanno intorno ai 270 milioni, sono rimasti uguali, identiche a quelle che abbiamo visto. Poi cosa è successo? Prima abbiamo parlato di graniti che si sono fermati a un certo punto nella loro risalita. E cosa è successo? Che tutta la copertura che c'erano sopra, quindi chilometri di sedimenti, pian piano con l'erosione sono stati spazzati via. Però i graniti già iniziavano sotto a erodersi, quindi vedete, questi sono dei graniti ancora coperti dal suolo, però vedete che sono tutti spaccati. Quindi pian piano hanno iniziato a erodersi. E questo processo di modellamento, che è ancora in atto, appunto ha avuto il suo picco massimo una volta che sono stati portati alla luce del sole, quindi dove gli agenti atmosferici ancora di più hanno potuto incidere e modellare le varie forme granitiche che vediamo oggi, quindi i taffoni, tutto quello che vediamo oggi.
Questi appunto sono esempi della, di morfologia in, in ambiente granitico che possiamo vedere da Villasimius fino a Santa Teresa di Calcutta. E praticamente quei graniti sono all'aria da circa 250 milioni di anni. Quindi un po' di qualche accidenti l'hanno, l'hanno avuto. Adesso invece, quindi qui si conclude questo primo periodo, che appunto è il Paleozoico, che partiva da circa 540 milioni di anni fino a circa 252. E adesso inizia un altro periodo, che si chiama Mesozoico. Mesozoico vuol dire vita di mezzo, mentre Paleozoico vuol dire vita antica. Il Mesozoico è famosissimo in altre zone, perché sono le rocce dove si trovano i dinosauri, quindi sono le rocce, soprattutto quelle del Giurassico, dove noi possiamo trovare i dinosauri. In Sardegna ancora non sono stati trovati, però in rocce del Permiano, quindi poco poco precedenti, quindi coeve con quelle che non ho visto prima, nella zona di Alghero hanno trovato un rettile, un grosso rettile, anche se in realtà hanno trovato solo un piccolo tratto della colonna vertebrale, della coda e qualche frammento di costola. Un rettile di circa, si stima, intorno ai 4-5 metri di lunghezza, che non era ancora un dinosauro, ma era ancora un rettile. Tra l'altro era un rettile dello stesso tipo che poi, qualche milione di anni dopo, tra virgolette qualche, darà origine ai mammiferi, come noi. Quindi noi discendiamo da questo rettile che hanno trovato nella zona di Calabriola, d'Alghero. Era una grossa iguana, fa anche un ridere, perché voi immaginate un'iguana gigantesca, col corpo enorme, e poi la testa piccolina, sembra quella tipo di una tartaruga, un animale un po' strano. Però torniamo al nostro Mesozoico, e qui ho voluto mettere una foto della Pertaliana, che è un monumento naturale, proprio perché, come la Pertaliana, e come vedremo altre rocce, soprattutto dell'Uliastra e dei Supramonti, sono dei tacchi calcarei che si sono formati in questo periodo. Quindi parliamo delle rocce qui in blu, che quindi questa è la zona del Supramonte, la zona del Sarcidano, Montalvo, e poi c'è anche qualche cosa che sono piccoli afferramenti. E adesso questa è la posizione della Sardegna, ok? Sempre in questo periodo. Mentre la Sardegna com'era? Vedete che c'era praticamente tutta questa zona che era terra emersa, e il mare del Giurassico, che era anche un mare abbastanza caldo, quasi tropicale, praticamente invadeva tutte le zone dove oggi noi troviamo queste rocce. Quindi le rocce del Mesozoico di questo periodo non sono altro che i depositi di questo mare. Cosa c'era in questo mare? Questo è per esempio il tacco di ieri sullo stesso. C'erano animaletti di questo tipo. Allora, c'erano queste che sono le ammoniti. Le ammoniti erano dei parenti dei polpi e delle seppie. Praticamente, vedete, immaginate una seppia con un guscio che la proteggeva. Poi c'erano questa specie di calamari, e poi c'erano queste lumachine e qualche riccio di mare, qualche altra conchiglia. Oggi dobbiamo immaginare che l'accumulo degli scheletri di questi animali hanno formato, come avete visto prima, tutti quel centinaia di metri di calcari. E in qualche caso l'uomo è andato ad aprire delle cave in quei calcari. Quindi, per esempio, questo che è il classico biancone di Osei non è altro che l'accumulo, per esempio, guardate questa forma conica, non è altro che questa. Esatto. Tutti questi è l'accumulo in centinaia di milioni di anni di gusci, di poi anche di altri materiali, hanno formato queste distese di roccia. Dopo, quando scendete i gradini per andare via, quelli sono fatti del biancone di rosi, quindi state calpestando queste rocce che hanno 160 milioni di anni. Le stesse rocce che formano la gola di Gurrupo sono sempre di questo periodo. La gola di Gurrupo più o meno si eleva in circa 500 metri d'altezza, quindi sono circa 500 metri di sedimenti di rocce del Mesozoico, del Giurassico. Ci spostiamo all'ultimo periodo del Mesozoico, che è il Cretaceo, quando c'è l'estinzione dei dinosauri. Noi però siamo ancora, vedete, quasi sempre sott'acqua, dove trovavamo queste forme molto particolari. Queste che non sembrerebbero, però sono dei parenti strettissime delle cozze, delle bombole, quindi dei bivalvi. Come erano formate? Avevano una sorta di calice e poi un coperchietto sopra. Provate a vedere queste. E si chiamano rudiste. Questi sono fossili importantissimi per i geologi e per i paleontologi, perché sono vissute esclusivamente in questo periodo, nel Cretaceo.
Quindi se io vado in giro in una zona che non conosco e trovo questo fossile, so che è quello del Cretaceo, quindi è quello che viene chiamato un fossile di vita. Poi potete vedere qui, questo è un rettile marino e un mosasauro. In Sardegna non abbiamo trovato un mosasauro, ma abbiamo trovato i denti, un paio di dentini di un animale simile, un ittiosauro, che era grosso modo simile, voi dovete immaginare una specie di delfino, solo che anziché essere un mammifero era un rettile, quindi lo stesso con i denti, stessa forma, stessa fisionomia, però un rettile. Però perché ci interessano queste rudiste, queste conchiglie? Perché, eccola, questa è vista in sezione, questa è una lastra che è stata tagliata, lucidata, dove c'è la rudista in sezione. Qui purtroppo manca il... no, cioè, no, scusate, qui sopra c'è il cappuccetto. Perché sono importanti? Perché queste rudiste, crescendo una sopra l'altra, quindi sempre col passare dei milioni di anni, hanno dato origine a quelle che vengono chiamate biocostruzioni, cioè proprio intere montagne formate dall'accumulo di questi gusci. Un esempio di questi è per esempio il promontorio di Capocaccia. Se guardate a Capocaccia ci sono moltissimi spessori, metri di strada, formati da queste rudiste. Se voi fate la stradina che vi porta alla grotta, sul lato destro, sul lato sinistro c'è il mare giustamente, scendendo, si trovano questi affioramenti con questi coni che ogni tanto spuntano. La cosa particolare è che se noi invece li guardiamo, guardando diciamo la parte del cappuccetto, quindi non in sezione longitudinale ma trasversale, nella roccia sembra di vedere tante impronte di gatto, perché praticamente hanno una forma a lobo, quindi sembra quasi che siano passati dei gatti sulla roccia, in realtà sono queste rudiste che tagliate in sezione trasversale. Arriviamo al Cenozoico. Quindi, come vedete, dall'estinzione dei dinosauri, quindi 66 milioni di anni fa, fino a oggi. E io ho voluto mettere questa foto perché giustamente parliamo da rocce che appunto hanno, qui in questo caso, intorno ai 20 milioni di anni, fino ad oggi, tra virgolette, perché appunto riguarda anche in questo caso la reggia di Barumi, insomma, si incastona bene in questa zona della Marmilla che è stata modellata su rocce appunto che hanno 20 milioni di anni. Quindi parliamo di questo intervallo di tempo. E in particolare sono queste rocce gialle. Come potete vedere vanno da Cagliari fino a Sassari. Poi adesso vedremo perché. E come potete anche osservare da questa ricostruzione paleambientale, praticamente in questo periodo già i continenti assumono grosso modo la forma che hanno oggi. E infatti noi ci concentriamo però un po' di più nel Mediterraneo, dove ok, i continenti stanno prendendo la loro forma, che è praticamente identica a quella attuale, però, come potete vedere, ancora l'Europa si sta modellando, l'Italia si sta modellando e anche la Sardegna. Adesso andiamo, vediamo un po' dove è andata a finire. Parliamo da 23 milioni di anni e la Sardegna con la Calabria, la parte del Nord Africa e delle Baleari praticamente erano quasi attaccate fra Spagna e Provenza e Francia. Cosa è successo in questo periodo, 23 milioni di anni fa, pian piano, qui inizia ad aprirsi la placca africana e tutto questo blocco si sposta, ruota e si porta al centro del Mediterraneo. Cosa succede? Che tutti questi spostamenti, queste spinte dei terreni che ci sono qui dietro, cosa fanno? Tirano su gli Appennini. Quindi io lo dico sempre, se è formata l'Italia è merito nostro. Però, senza timore di smentite. Anche geologicamente, sì. Quindi 23 milioni di anni fa siamo in questa situazione. E la Sardegna praticamente era tagliata da nord a sud da quella che viene chiamata la fossa sarda. Cioè da un mare caldo, mare quasi tropicale, che appunto bagnava la Sardegna. E come ho voluto mettere qui in maniera un po' provocatoria, praticamente se uno voleva farsi una crociera ai tropici senza spostarsi troppo poteva andare nella zona di Villa Greca oppure di Mogorella. Perché? Perché in queste zone dove il mare era un po' più basso, come in tutti i mari tropicali, si formavano dei piccoli reef corallini, quindi le piccole barriere coralline. Se voi andate a Isili, nella zona, scusate, più che Isili è la zona di Orruri, c'è una piccola giara. Sotto questa giara ci sono delle collinette di calcare, gli oceaniche di questo periodo, formate interamente da coralli. Quindi sono delle barriere, una barriera corallina lunga 500-600 metri, formata da coralli molto simile a quelle che oggi noi troveremo al Mar Rosso. E quindi per questo
era un clima insomma tropicale, paragonabile appunto a un clima tropicale che oggi troviamo al Mar Rosso oppure troviamo nelle Filippine. Questi per esempio lo stesso sono i calcari di Villa Greca. Se vi capita di passare all'altezza di Villa Greca, dove approfittatene rallentando di guardare sulla destra dietro il paese, vi trovate una piccola cresta rocciosa bianca. Se voi andate a frugare lì in quelle rocce, oltre a trovare pezzi di ostriche e altri molluschi, si trovano qualche pezzo di calcare, perché anche questo era una piccola piattaforma carbonatica di questo periodo, quindi dei calcari quasi di clima tropicale. E questi infatti sono dei calcari invece che provengono dalla zona di Mogorella sotto il Monte Arici. Se li guardate bene sono del tutto assimilabili ai ai coralli dei mari tropicali attuali. Qui invece dove siamo? Siamo a Nuralao. Nuralao c'è il taglio ferroviario che ha tagliato appunto una collina. Se voi vi avvicinate a vedere questa collina, è formata quasi esclusivamente da un accumulo di ostriche che si sono sviluppate appunto in questo periodo, quindi intorno agli 8.000 anni fa, cresciute una sull'altra e hanno in questo caso formato quasi una piccola collinetta. In questi mari però c'erano anche animali un po' meno pacifici delle ostriche. E noi abbiamo avuto nella zona sotto di Cagliari la fortuna di trovare i denti di questo signore, del megalodon. Cos'era il megalodon? Adesso lo possiamo vedere. Era uno squalo, molto simile allo squalo bianco, però come potete vedere, tra le dimensioni dei denti, questo è il dente di uno squalo bianco e questo è il dente di un megalodon, che era praticamente il doppio. Quindi questo è uno squalo bianco, che generalmente al massimo arriva intorno ai 7 metri, e questo era il megalodon, che arrivava fino a 16 metri. E i denti di questo megalodon sono stati trovati nella zona di Cagliari, nella zona del Fangario, quando hanno fatto gli scavi nella zona di Piazza d'Arco. Nelle rocce mioceniche di Cagliari è molto facile trovare i denti di questo megalodon, che arrivano anche sui 10-15 cm. E quindi questo era uno degli abitanti di questo mare miocenico, però per nostra fortuna si è estinto circa 2 milioni di anni fa. Un po' sua sfortuna, diciamo. Un altro animale molto particolare, di quale abbiamo trovato le ossa, è il dugongo. Oggi vedete dove vive il dugongo? Vive soprattutto nella fascia tropicale, è una specie di grosso mammifero molto simile a una foca. Però noi le ossa di questo animale le abbiamo trovate vicino a Bosa. Nelle arenali vicino al costiere di Bosa abbiamo trovato le costole e parte della mandibola. Aspetta, di questo sirenide, come viene chiamato. Quindi anche questo qui era un abitante di questo mare tropicale. Un altro abitante particolare, soprattutto per le dimensioni, è questo granchio. Questo granchio è praticamente unico al mondo per dimensioni, che è stato trovato sempre a Bosa. E come potete vedere qui dal riferimento metrico, è arrivato alle dimensioni circa 33 cm, quindi più granchio di queste dimensioni. Nella zona di Bosa è facilissimo trovare granchi, probabilmente sempre piccolini, grandi più o meno come quelli che conosciamo oggi nel Mediterraneo. Però questo ritrovamento fortuito, che tra l'altro ha fatto una bambina, è una cosa praticamente unica al mondo. Tra l'altro, come potete vedere alla pancia, questo è un maschio. Sì. Penso ci siamo tutti là. Praticamente quasi la totalità dei granchi che sono stati trovati fino adesso erano tutti maschi, non si sa perché, per quale motivo. Non si sa. Poi, qui invece siamo nelle sale interne del Geomuseo di Masullas, il museo dove appunto ho la fortuna di lavorare, e questa è la ricostruzione di uno strato di circa 6 metri quadrati formato interamente da pesci di circa 30 cm di dimensioni. Quindi qui abbiamo ripulito tutte le lastre, ristrutturato e poi ricomposto questo unico strato. E come questa, qui mi sono preso questa licenza poetica, vedete, tramonta un'insolita frana sottomarina nell'azzurro mare biocenico, perché questi pesci sono stati travolti da una frana sottomarina. Praticamente loro si trovavano a passare nelle vicinanze magari di una scarpata. Una frana sottomarina, soprattutto la componente fangosa più sottile, li ha travolti, quindi tutto questo fango gli è entrato nelle branchie, li ha soffocati, e poi la stessa frana li ha seppelliti e li ha conservati. E li ha conservati talmente bene che, come potete vedere, quest'ombra scura è l'ombra scura dei tessuti molli, che è una cosa rarissima che succede per i fossili. Noi generalmente per i pesci magari troviamo la lisca, troviamo qualche ossicino, però quasi mai si trova l'impronta dei tessuti molli. Tant'è che questi pesci
quasi sono in 3D perché hanno proprio il rilievo della carne. Che pesci erano? Erano specie delle alose, quindi del pesce azzurro, quindi grossi, diciamo, parenti delle aringhe, che appunto in questo periodo popolavano questi mari miocenici. Spostandoci nella zona di Sardara, per esempio, invece, abbiamo trovato questi pesci un po' particolari. Questi sono pesci di profondità. Questo è il pesce attuale che vive appunto tra i 400 e 500 metri di profondità. E questo è il suo diretto antenato, trovato nelle colline di Sardara. Che appunto in quella zona ci dice che nella zona di Sardara, 20 milioni di anni fa, c'era un tratto di mare più profondo rispetto a quelli che abbiamo visto fino adesso. Quindi non c'erano barriere coralline, ma c'erano questi dei fondali molto più profondi. Qui invece ci spostiamo a Genoni, dove appunto, come dicevo prima, c'è una cava che è stata utilizzata fino a una decina, quindicina anni fa per estrarre rocce per fare massicciate stradali. Qui sono arrivati i livelli fossiliferi e per fortuna si sono bloccati, anche se comunque nel frattempo pezzi, come adesso andremo a vedere, di questi fossili sono andati un po' dappertutto in tutto il mondo. Però la cosa particolare che c'è qui a Gironi, oltre ai fossili, è la presenza di questa faglia. Oggi sappiamo, oggi sentiamo parlare a tutte le ore delle faglie quando sentiamo parlare dei terremoti. Perché? Cos'è una faglia? È praticamente una frattura con scorrimento della crosta terrestre. Quindi qui cosa è successo? Che lo stesso qui, più o meno 3-4 milioni di anni fa, c'è stato un grosso sisma, immaginiamo così, che ha ribassato la parte destra. Vedete, io qui, vedete qui, a un certo punto lo strato si interrompe e scende in giù. E quindi qui, quello che questo è un, praticamente c'è stato uno spostamento di circa 2 metri. Tenete conto che il sisma che c'è stato in Abruzzo è stato registrato uno spostamento di circa meno di un metro, quindi circa 70-80 centimetri. Quindi qui fate un po' due conti e fatevi un po' l'idea su che tipo di attività tettonica ci doveva essere nel frattempo. E questi sono i fossili che si trovano lì, nella cava. Questi che sembrano delle pagnotte, in realtà sono dei ricci di mare. La cosa particolare è che questi ricci di mare, che noi non troviamo nel Mediterraneo, li troviamo uguali, precisi, identici nei mari tropicali. Quindi se voi andate nelle Filippine o anche nel Madagascar, Brasile, a pochi metri di profondità, 2-3 metri, scavate sotto la sabbia, oppure li vedete anche sopra, trovate questi ricci. E queste appunto sono altre fotografie degli strati. Praticamente sono dei livelli di roccia dove roccia praticamente non ce n'è, ci sono solo fossili. E poi a volte, molto spesso, oltre a trovare i ricci, sono stati trovati anche questi che vengono chiamati turritelle, quelle che sono delle lumache di mare. Quindi anche qui abbiamo questo accumulo di queste turritelle. Queste sono lunghe circa 10-15 cm. Poi qui ho voluto mettere questa foto che ci interessa, perché questo è un riccio fossile. I suoi parenti, però uno quasi identico si trova anche nel Mediterraneo, però è rarissimo da trovare perché vive sotto la sabbia. Però ho voluto mettere questo fossile perché è stato oggetto di una ricerca che abbiamo fatto col museo, e praticamente abbiamo scoperto che lo stesso genere di questo fossile oggi lo troviamo vivente nel Mar della Cina. Questo fossile appunto ha circa 20 milioni di anni, quindi cosa vuol dire? Molto probabilmente che questi che erano abituati a un clima tropicale, pian piano come cambiava il clima e quindi anche come si aprivano e si chiudevano gli oceani, pian piano si sono spostati e hanno trovato il loro habitat ideale dove oggi c'è il Mar della Cina. E quindi questo qui è il primo immigrato sardo all'estero, che già l'avevano vista lunga già dall'epoca. Poi un altro fossile molto importante, sempre di questo periodo, è il famoso cranio del Tomistoma, che era un coccodrillo. Perché è famoso questo cranio? Perché è stato trovato durante i lavori nella zona di Piazza d'Armi, intorno al 1860. L'hanno trovato per caso. Hanno trovato tutto il cranio completo di questo coccodrillo, anche altre varie placche. Però purtroppo la parte anteriore del muso è andata distrutta. E quindi per oggi al Museo di Geologia di Scienze della Terra è possibile vedere la parte restante.
Che tipo di coccodrillo era? Era un coccodrillo gabbiavide, di quelli che oggi noi troviamo nelle coste, nelle, scusate, nel fiume Gange, quindi in India. Era un coccodrillo molto particolare, un coccodrillo molto sottile. Era infatti un coccodrillo che andava subito a caccia di pesci, quindi non era di quelli che andavano in giro a fare stragi destra e sinistra. L'uomo non c'era a fare tanto. E questa è una piccola ricostruzione della Sardegna durante il Miocene. Quindi, come potete vedere, intorno a 20 milioni di anni fa, avevamo il megalodon, il grosso squalo, quella grossa foca che ho visto prima, che sicuramente, visto che arrivavano anche a 3 metri di lunghezza, per magari 1 o 2 tonnellate di peso, di grasso più che altro, sicuramente entravano nella dieta del megalodon, perché immaginate un pesce di 16 metri doveva avere un apporto calorico bello sostanzioso. E poi i nostri rifici, varie formazioni di coralli, granchi e altri conchiglie. E i vulcani, vedremo perché. Infatti questo, oltre ad essere un mare tropicale, era un mare che era ricco di attività vulcanica, in questo momento sottomarina. Quindi, perché? Perché noi ci troviamo poi in questa situazione? Questo è quello che viene chiamato in geologia un arco magmatico. Cosa succede? Praticamente è una zona dove c'è un'attività vulcanica molto forte, e quindi si formano i vulcani. Cosa è successo? Che 23 milioni di anni fa noi praticamente ce l'avevamo sotto casa, questo arco magmatico. Poi con il movimento che abbiamo visto prima, questo arco magmatico si è spostato e adesso questo arco magmatico è quello che sta alimentando tutto il vulcanismo della zona della Sicilia. Quindi per nostra fortuna se n'è andato un po' più lontano. Come? È migrato anche lì. E questo è il punto, e questa è la ragione del perché noi in questo periodo, 23 milioni di anni fa, avevamo un'attività vulcanica molto forte. E questo, vedete, insomma, è giusto uno schemino per farvi vedere un po' quello che succedeva alla Sardegna in questo periodo. Quindi avevamo questa risalita di magmi e poi che davano in questo caso l'attività vulcanica. Quindi non come il granito che si fermava sotto, ma proprio proseguivano e davano attività vulcanica. Un esempio di questa attività vulcanica vicino a casa nostra è il Monte Zara, a Monastico. Monte Zara è una piccola cupola di ristagno di andesite, quindi è una roccia, è un magma che è venuto in superficie e praticamente non si è spostato molto dal suo punto di emissione, quindi praticamente questo magma è fuoriuscito, ha formato una cupola e si è fermato lì. Perché si è fermato lì? Perché questo magma era un magma molto viscoso, quindi non riusciva a muoversi, era molto compatto. E quindi praticamente formava delle cupole di ristagno. Un altro edificio vulcanico molto importante è il Monte Arquentu, quello che si vede che è un profilo molto particolare, su questo è l'altro profilo che magari siamo abituati a vedere. Anche questo è un edificio vulcanico di questo periodo, intorno ai 24-25 milioni di anni. Questo è un altro duomo di ristagno, cioè un'altra cupola di ristagno, è molto famosa perché è quello che ospita il castello di Acqua Fredda. Anche questa qui, praticamente, qui sotto dobbiamo immaginare il condotto vulcanico che ha dato la formazione di questo piccolo cono, di questo accumulo di magma, che però anche in questo caso si è fermato lì, non si è mosso. Poi, molto spesso, invece, avevamo anche un'attività vulcanica solo sottomarina, quindi cosa succedeva? Che sott'acqua si formavano, come potete vedere qui, questo in teoria è un filmato, però adesso comunque ci accontentiamo della foto. Cosa è successo? Qui c'è stata una frattura del fondo marino, risalita alla lava, che ha formato questi che vengono chiamati pillolava, cioè delle lave a cuscino. Praticamente voi dovete immaginare che la lava, quando fuoriesce dal fondale marino, non riesce a formare delle colate perché viene raffreddata quasi all'istante, quindi forma dei grossi blocchi e pian piano avanza così, fa un blocco e si raffredda, fa un altro blocco e pian piano si raffredda. E questi sono dei piccoli cuscini, perché in inglese è un cuscino, che si formano oggi alle Hawaii. Qui vedete un signore che sta prendendo uno di questi cuscini di lava. Vedete come si formano? Quindi abbiamo il nostro cuscino che pian piano avanza. Uno di questi cuscini di lava, questi sono un altro esempio, questo è un taglio stradale che c'è vicino a Masullas, dove si trovano, vedete, questi sono quei cuscini che ho visto prima. Solo che questi hanno un paio d'anni. E questi hanno circa 23 milioni di anni. Quindi nella zona di Masullas, alle fondamenta, alle base del Monte Arci, noi abbiamo questa attività vulcanica sottomarina. Questo è un martello da geologo che è lungo circa 30-35 cm, per darvi comunque l'idea di quanto erano grossi questi cuscini di lava.
Un altro cuscino di lava che si trova sempre a Masullas e che oggi già da 2 anni è diventato un monumento naturale per la sua città. Guardate quanto è diventato grande, 12 metri per 8 di altezza. Questo è praticamente quasi un unico cuscino di lava, quasi unico al mondo per le dimensioni. E per questo motivo, appunto, è stato dichiarato un monumento naturale. Infatti, proprio in questi giorni è sede di cantiere, perché stiamo sistemando dei sentieri, comunque sarà reso fruibile. Un altro esempio di attività vulcanica secondaria, diciamo, sono i tronchi fossili che noi troviamo nella foresta di Zurich, o meglio quella che doveva essere la foresta di Zurich. Oggi praticamente non si trovano più, perché nel lago Modeo, del lago Modeo, quando è piena, copre tutti i depositi dove si trovano questi legni, quelli che hanno lasciato. Quelli che vedete qui si trovano nel paesino di Zurich, dove c'è la chiesa. Cos'è successo a questa foresta? Praticamente questo è un tronco di circa 15 metri che è stato trovato proprio e è stato ricoperto per paura, insomma, di eventuali rilievi clandestini. Quindi 20 milioni di anni fa, cosa è successo a questa foresta? Praticamente è stata travolta da una nube ardente, quindi c'è stata una grandissima eruzione vulcanica. Tutte le ceneri hanno costituito una grande valanga che è scesa verso valle, e tutte le ceneri pian piano si sono depositate e hanno coperto questa foresta e hanno fatto sì che tutti questi tronchi diventassero di pietra, cioè diventassero di silice, perché le ceneri vulcaniche sono formate quasi esclusivamente da silice, quindi li hanno resi durissimi e si sono conservati quasi intatti fino ad oggi. E questo praticamente doveva essere l'aspetto della zona di Zurich subito dopo l'eruzione vulcanica. Quindi praticamente una foresta distrutta ricoperta dalle ceneri. Poi cosa succede? A un certo punto, questa è un'animazione che ci fa vedere il movimento della Sardegna, che è iniziato, come vi ho detto, 16 milioni di anni fa, è iniziato 23 milioni di anni fa e si è concluso 16 milioni di anni fa. Quindi la posizione della Sardegna al centro del Mediterraneo è di 16 milioni di anni fa, e risale a 16 milioni di anni fa. È molto probabilmente uno degli unici animali relitto di questo movimento è per esempio il geotritone sardo. Come voi saprete, tutta la fauna che c'è oggi in Sardegna è stata introdotta in epoca storica, quella attuale, quindi i cinghiali, i cervi, per varie introduzioni primarie e secondarie, comunque è stata fatta dall'uomo, soprattutto a partire dal Neolitico. Mentre probabilmente un animale che non è stato introdotto, anche perché non serviva a introdurlo, è il geotritone, in qualche caso potrebbe essere qualche pipistrello, e quindi questa la possiamo considerare quasi una fauna relitta pre-rotazione, cioè che c'era già prima che noi ci staccassimo dalla Spagna e dalla Francia. Un'altra fauna invece particolare, che è arrivata dopo, quindi circa 2 milioni di anni fa, quando noi eravamo già in questa zona, è quella che si trova a Fiume Santo, c'è cioè la centrale Enel, che hanno fatto delle scoperte sensazionali, perché hanno trovato una fauna ricchissima. Questo è un po' l'elenco degli animali che c'erano. Vedete, c'erano delle giraffe, c'erano dei bovini, un tipo di alce, antilopi, l'oreopiteco, che è una specie di scimmia, suini, orsi, rane e coccodrilli. E molto probabilmente questa fauna è arrivata da questo ponte che si era creato fra Toscana, Corsica e Sardegna. E adesso vediamo un po' questa fauna, come è stata ricostruita in base ai resti. Quindi c'è una specie di antilope, questa che non sembrerebbe, però è un antenato delle giraffe attuali, una specie di piccolo cervo e poi una specie di cinghiale, insomma, simile all'attuale. E poi uno dei ritrovamenti più importanti sono i denti di questo Leopithecus, che si chiace da 2 milioni di anni. E vedete, era praticamente uno scimmione col peso, vedete, fra i 35 kg e alto circa 1,10 m, che molto probabilmente aveva una postura eretta. Quindi niente di strano che questo signore, che hanno ribattezzato Sandrone, e quindi qualche fauna relitta di questo Leopithecus probabilmente c'è ancora. E questo doveva essere l'ambiente della zona del nord Sardegna 8 milioni di anni fa, quindi un ambiente praticamente di savana. Cosa succede? Passano un paio di milioni di anni, quindi circa 5 milioni di anni fa, e si chiude il Mar Mediterraneo. Praticamente si chiude qui lo stretto di Gibilterra e il Mar Mediterraneo diventa quasi una gigantesca salina.
Vedete, ci sono, si formano delle grandissime pozze, però tutta la parte che vedete qui, tutta questa qui era tutta parte emersa. Tant'è che tutti i depositi di sale che vengono sfruttati in Sicilia sono il frutto dell'essiccamento del Mediterraneo. Quindi è diventata questa gigantesca salina, poi vedremo nel giro comunque di qualche milione di anni si è riaperto lo stretto di Gibilterra e si sono, e il Mar Mediterraneo si è riallagato, quindi però ha costituito dei depositi importantissimi di sale. Qualche studioso dice che l'apertura è stata talmente repentina quasi da formare delle cascate, la riapertura dello stretto di Gibilterra. Però comunque è stato brevissimo proprio questa riapertura. E in questo periodo, comunque, noi, come potete immaginare, con la formazione di questi ponti, soprattutto fra l'Africa, abbiamo avuto l'ingresso in Sardegna di due animali un po' particolari. Una è la macaca maiuri, che è una specie di scimmietta, e poi anche una iena, che è stata trovata nella zona del Monte Tuttavista, nel Morese. Quindi questo qui non si vede bene, però questo praticamente sono i denti, questo è un canino, era una grossa iena. Poi ci spostiamo, quindi abbiamo lasciato la chiusura del Mediterraneo praticamente in questo periodo. E c'è un'altra attività vulcanica, quindi l'attività vulcanica che ho visto prima in Sardegna era riferita ai 20-23 milioni di anni. C'è stato un momento dove un po' si è interrotto in questo periodo e poi ha ripreso qui fra i 4 e i 2 milioni di anni, grosso modo. Ed è stata una cosa molto particolare, una fase molto particolare, perché in questo periodo per prima cosa si è formato il Campidano. Per varie spinte tettoniche che stanno subendo la Sardegna, ovviamente la fossa del Campidano è sprofondata. E quindi noi, immaginando di tagliare come se fosse la fetta di una torta la Sardegna qui, noi ci troveremo ad avere per esempio il Monte Arquento qui e il Monte Arci qui, avere una situazione di questo tipo, quindi una vallata formata da queste grandi faglie. Infatti qui, soprattutto dalla parte praticamente di Cagliari fino alla zona di San Luri, c'è una grande faglia dove, se voi ci fate caso, sono allineati tutte le varie montagnette vulcaniche, per esempio c'è il Monte Zaraco di Monastir, poi vi spostate nella zona di Villa Greca, c'è un altro conetto. Quindi sono tutti dei piccoli edifici vulcanici che sono allineati lungo queste faglie. E questa è appunto una sezione, vedete, qui del Campidano, dove possiamo vedere l'Iglesiente, questo è il Sarcidano, e poi cosa è successo? Che tutte le montagne che si sono formate in questo periodo, che si sono trovate molto più in alto, sono state erose negli ultimi 2 milioni di anni, quindi praticamente tutta questa fossa si è colmata nel giro di 1-2 milioni di anni e ha appunto dato l'origine al Campidano. Infatti tutta questa zona è formata da sedimenti che i geologi chiamano depositi alluvionali, quindi depositi fatti da alluvioni. Quindi, insomma, è normale che soprattutto in certe zone, se vado ad analizzare il terreno e trovo che sono depositi alluvionali, vuol dire che c'è stato un alluvione, molto probabilmente lì ci sarà di nuovo. Quindi in questo periodo però abbiamo la formazione, per esempio, della giara, le giare, quindi la giara di Gestur e le altre piccole giare, e poi la formazione di altri due grandi vulcani, il Monte Ferru e il Monte Arci. Questa è la giara di Gestur. In questo caso, però, quando c'è stata la fuoriuscita di lava, non era una lava come quella che ho visto prima, che formava questi corpi massicci che non riusciva a scorrere, ma era una lava molto liquida, praticamente sembrava quasi un fiume. È lo stesso tipo di lava che oggi fuoriesce alle Hawaii. Se voi guardate un documentario sul vulcano delle Hawaii, vedete questi fiumi di lava, e sono la stessa tipologia di lava che noi avevamo in questo periodo. Quindi sulla giara ci sono due piccoli crateri, che vengono chiamati Zeparamanna e Zeparedda, che non sono altro che punti di emissione di queste lave. Infatti noi durante l'escursione andremo a vedere uno di questi centri di emissione. Però noi dobbiamo fare qui uno sforzo di immaginazione, perché noi adesso vediamo la giara che è in alto piano, quindi un rilievo molto più in alto rispetto a dove oggi ci camminiamo. Però 3 milioni di anni fa, quando si è formata la giara, non era un'alto struttura, cioè non era una superficie rialzata, ma in quel periodo era proprio il piano di campagna, cioè la quota minima, anzi molto probabilmente poteva essere addirittura una valle. Quindi cosa volevo dire? Che 3 milioni di anni fa c'è stata questa attività vulcanica, la lava è fuoriuscita, ha ricoperto tutta una zona pianeggiante e poi da 3 milioni di anni fino a oggi i fiumi hanno scavato tutta la zona della marmilla e l'hanno modellata. Quindi la morfologia della marmilla è una morfologia
geologicamente recente perché ha pochi un paio di milioni di anni. Un altro caso, come abbiamo visto prima, di 3 milioni di anni fa, l'altro edificio vulcanico è il Monte Arci. Qui siamo sulle vette del Monte Arci, sono le trebine. E cosa sono queste trebine? Non sono altro che gli antichi condotti vulcanici del Monte Arci. Noi dobbiamo immaginare 3 milioni di anni fa un Monte Arci di questo tipo. Cosa è successo? Con l'ultima eruzione si è consolidata la lava all'interno del cammino, quindi è diventata roccia, e poi negli ultimi 2 milioni di anni praticamente gli agenti atmosferici hanno eroso il vulcano tutto intorno e hanno messo a nudo questo condotto. Quindi la trebina longa e la trebina lava, che è questa qui a fianco, questa è lunga circa 30, alta circa 30 metri, sono quello che rimane di questi condotti vulcanici. Questo per esempio è invece il giacimento di Conca Cannas che si trova ai piedi del Monte Arci. Perché? Perché il Monte Arci, durante le sue ultime attività vulcaniche, ha dato origine a queste lave ricchissime di silice, però sono delle lave che si sono raffreddate talmente velocemente da formare un vetro vulcanico, che è appunto l'ossidiana. E infatti l'ossidiana di questa zona di Conca Cannas, che è famosissima in ambito archeologico perché la si trova un po' dappertutto nel Mediterraneo, è una roccia vulcanica, un vetro vulcanico che risale appunto alle ultime fasi di attività del Monte Arci. Un altro esempio di attività vulcanica, sempre di questo periodo, sono i basalti colonnari di Guspini. Anche qui abbiamo avuto una colata di basalto che si è raffreddata velocemente e questo raffreddamento molto veloce, molto precoce, ha formato questa fratturazione tipica dei basalti, dei basalti colonnari. Qui invece è lo stesso un blocco di basalto, dove però ha avuto una forma particolare. Queste vengono chiamate delle corde, quindi lava corde. E queste sono praticamente le stesse forme che si formano oggi nelle lave degli Hawaii. Perché appunto, come vi dicevo prima, sono delle lave molto liquide, molto che tendono a scorrere molto velocemente. Però cosa succede? Si forma qui sopra la crosta. Sotto il magma continua a scorrere, un po' deforma questa crosta. E quindi forma queste pieghe. Adesso qui non ce l'ho, però non so se qualcuno di voi ha visto un post che ho fatto un po' di tempo fa su Facebook, dove ci sono, c'è l'isola di San Pietro, dove ci sono due grandi colate di lava, dove ci sono proprio queste corde che si vedono dal satellite, che hanno proprio dato origine a due lingue di roccia che hanno proprio questo andamento così a curve, ed è nella zona delle commende. Tant'è che ha dato anche origine poi a una roccia proprio tipica di Carlo Fonte che si chiama commendite. Proprio perché è una forma, una composizione chimica particolare. E in questo periodo ci spostiamo di qualche centinaia di migliaia di anni e in Sardegna avevamo una fauna molto particolare. Avevamo innanzitutto questi cervi premegaceros, che erano leggermente più grandi rispetto a quelli che conosciamo oggi. C'erano dei piccoli mammut, mammut alti circa 1,20 m, 1,5 m. Poi avevamo il Prolagus, famosissimo, in Sicilia si trovano un po' in tutte le grotte, il Cinoterium, che era una specie di cane, e poi questa Tirrenicola, che era una specie di topo, che generalmente si trovano assieme nelle ossa che si trovano all'interno delle grotte, troviamo sempre il Prolagus, Tirrenicola, però, e molto spesso anche il Cinoterium. Un'altra cosa però particolare che è stata trovata nella zona di Portopandia sono le orme dei cervi che abbiamo visto prima. Praticamente ci sono degli strati, vedete questi, dove ci sono le camminate di questi cervi del Pleistocene. Quindi questa è la passeggiata, vedete, 1, 2, 3, 4, qui, la passeggiata di un cervo di circa 125 milioni di anni fa, che se ne andava in giro nella zona di Portopaglia. Dove appunto noi dobbiamo immaginare, queste sono rocce che oggi si trovano a circa 15 metri d'altezza, quindi erano molto più basse, ed erano delle rocce che prima non erano altro che delle sabbie molto bagnate, quindi molto probabilmente erano vicini alla riva del mare, tant'è da lasciare proprio l'orma perfetta, vedete? No, mille, detto milioni. Mila, scusate, 125 mila anni fa. Poi cosa succede però? 125 mila anni fa succede un'altra cosa, che siamo in un periodo interglaciale, quindi poco prima dell'ultima glaciazione, e si sciolgono le calotte polari, parte delle calotte polari, e il mare risale. Quindi tutta quest'acqua a disposizione un po' invade la terraferma. E infatti qui abbiamo quella che viene chiamata una curva di oscillazione del livello marino, dove ci fa vedere che 125.000 anni fa il mare era più alto, vedete, rispetto allo zero di circa 7 metri, soprattutto nella zona del Mediterraneo.
E questo livello del mare, adesso vi faccio vedere dove sta Toby, dove si può osservare. Così siamo nel Golfo di Rosei, questo è il livello attuale, è praticamente questa specie di piccola concavità che si è formata, non è altro che il solco di battente, cioè il punto di erosione del mare di 125.000 anni fa. Quindi questo qui si trova a circa 6 metri, più o meno 8 metri. Quindi, immaginando questi signori, nel Tirreniano si trovavano più o meno a questa altezza. Qual è uno, per esempio, una delle tracce che ci fa capire subito che c'è stato un movimento del livello marino? Sono, per esempio, i fori dei datteri di mare, dei litofagi, che, come vedete qui, più o meno a questa quota si possono trovare questi buchi nella roccia che sono lasciati dai datteri di mare. Oggi i datteri di mare vivono a pochissimi metri di profondità, quindi se io vado in campagna e trovo una roccia con questi buchi, molto probabilmente lì ci sono i datteri di mare. Lo stesso a Genoni, dove avete visto prima i fossili del Miocene, sopra la collina c'è un punto dove si trovano questi fori, quindi lì c'era la paleoriva del mare del Miocene. Vedete che datteri di mare non sono oggi. Lo stesso noi lo possiamo trovare per esempio a Cala Domestica. Sulla destra, qui soprattutto, a circa un metro d'altezza, si trovano gli scogli forati, sempre forati da questi datteri di mare risalenti al Tirreniano, quindi a 125.000 anni fa. Sono dei fori perfetti, sembrano fatti con trappano. Qui invece ci spostiamo, siamo vicino a Fuji, e di questo mare Tirreniano, noi qui non vediamo fori di questi datteri di mare, però troviamo queste rocce che, se siamo fortunati e non ci sono le alghe in mezzo, andando a vederle, sono formate da ceppi di coralli. Ceppi di coralli, come potete vedere questi. Questo è proprio un corallo tipico del Tirreniano, che però si trova tutt'oggi, quindi diciamo non è un fossile guida. E assieme a questi coralli, la fauna che c'era in questo periodo era costituita da queste grosse conchiglie, questi grossi bocconi, patelle, il corallo che ho visto prima e poi quest'altro ancora. Questa viene chiamata anche nei libri di geologia e di paleontologia fauna senegalese. Perché fa una senegalese? Perché poi, quando poi le condizioni climatiche di questo mare tirreniano caldo sono cambiate, questa fauna si è spostata e si è spostata nel Senegal. Quindi noi praticamente questa conchiglia, questo grosso boccone lo possiamo trovare qui, nelle coste del Senegal. Un po' diverso, però grosso modo è qui. Qui invece è la piana di Cagliari. E immaginando di tornare indietro nel tempo nel Tirreniano, noi dovremmo immaginare una situazione di questo tipo. Quindi, con il mare più o meno a circa 6-7 metri d'altezza, noi troveremo una cosa di questo tipo. Praticamente la zona della Sala del Diavolo era una specie di promontorio, quindi una specie di isoletta. E poi tutta la zona costiera, tutta invasa dall'acqua. Come potete vedere, anche oggi basta una mareggiata, ci troviamo le onde dietro a casa, immaginate 6 metri in più del livello marino. Oh, qui ho messo una piccola parentesi, poi ho finito, non mi vedo più, sui terremoti in Sardegna, perché anche in Sardegna non sono stati dei terremoti, anche se, come potete vedere da questa immagine, noi siamo relativamente lontani da queste zone di contatto fra le placche, che sono quelle proprio sede dei terremoti più potenti. Come potete vedere qui, praticamente l'Appennino si sta aprendo, per quello ci sono i terremoti ancora in atto. Però questa è una ricostruzione, cioè un riportato, i terremoti degli ultimi decenni, che sono gli ultimi stati, e come potete vedere comunque qualcosa c'è stata. Eh sì, per nostra fortuna sono tutti i mari, tranne uno che si trova in questa zona. Però, soprattutto questi che si trovano in questa zona, qui apro un'altra parentesi, perché ogni tanto si sente parlare del terremoto causato nel sud Sardegna dal vulcano Quirino. Allora, dai dati vulcanologici dell'INGV, quindi dell'Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia, non ci sono di geofisica e vulcanologia. Non esiste questo vulcano Quirino. Non c'è traccia. Se ipoteticamente c'è un vulcano sottomarino, potrebbe essere un vulcano relitto del Miocene, quindi già spento. Vi dico un'altra cosa, per esempio, tutte le rocce vulcaniche che si trovano in questa zona, quindi tutti i vari imbriti, tuffi, quelle che vengono chiamate trachiti, nella zona che si trovano qui di Porto Scuro, ce ne sono tantissime, hanno fatto delle indagini, hanno un po' ricostruito da dove arrivavano tutto questo flusso di ceneri che oggi sono diventate delle rocce, e praticamente hanno ricostruito tutte queste linee di corrente di questi flussi
e sono tornato indietro più praticamente in questo punto, quindi molto probabilmente a circa 20 km a nord di Carloforte ci poteva essere il vulcano che ha dato origine alle rocce vulcaniche che si trovano oggi nella zona di Porto Scuso, nella zona di tutto il Sulcis. È probabilmente un edificio appunto che oggi mai ha 100-200 metri di profondità, però quindi diciamo un paleovulcano. Perché comunque ci sono stati questi terremoti in Sardegna? In realtà noi siamo lontano dalle coste, qui dai contatti più forti, però noi nel nostro piccolo abbiamo delle piccole faglie, soprattutto qui nel nord Sardegna abbiamo queste faglie che vengono chiamate la faglia, questa è la faglia di Olbia, la faglia di Tavolara e la faglia di Nuoro. I loro prolungamenti a mare ogni tanto danno qualche piccolo movimento, però parliamo sempre di terremoti dell'ordine del secondo o terzo grado, quindi male che vada c'è qualche lampadario che sbatte e nient'altro. Però per esempio tutti i terremoti che sono originati nel sud Sardegna molto probabilmente provengono da questa grossa faglia che c'è vicino tra la Sardegna e il Nord Africa, e quindi sicuramente anche noi non siamo immuni da chissà quali terremoti, però ogni tanto qualche piccola scossetta potremmo aspettarla.